La Burloni Martina, mostrando un giovanile spregio delle norme di condotta morale del Sacro Collegio delle Addolorate, veniva sorpresa nei gabinetti dell'istituto nell'atto di sbottonarsi integralmente la camicetta e di mostrare il seno con un atteggiamento provocatorio, quando non deliberatamente licenzioso. Io non so che cosa dire, conosciamo Martina, sì, è un po' così. Saremo costretti a prendere provvedimenti e saranno provvedimenti, mi duole dirlo, piuttosto severi. Severi quanto? Pensiamo alla sospensione. Sospensione per un paio di tette? Mostrate con atteggiamento licenzioso. Licenzioso? Ma a 12 anni, di che cosa stiamo parlando? Parliamo di gesti di questo tipo. Questo va molto al di là di quello che oggi sono disposto a sopportare. Umberto, aspetta. Dai, Carlita, se proprio volevo vedere una vecchia che cerca di essere sexy senza riuscirci, non strappavo le foto di mia madre al nostro matrimonio. Hai strappato le foto di tua madre? Puoi giurarci. Ti ricordi, una visione agghiacciata. E ticole autoreggenti. Quanto a lei, ai suoi provvedimenti severi, mi ascolti bene. Qui l'unica sospensione che è in ballo sono le nostre grosse donazioni all'istituto delle suore abbacchiate. Addolorate. Quello che è. Per cui ora io farò finta di non avere sentito né visto nulla e consideriamo la questione chiusa qui.